Forza diavolo Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo vinci per noi. La 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 la. Una vita loca, bravo, se la merda di Milano, quello che faccia sul cuore, rappresenta disonore, la sua vita è un sogno, sempre solo umiliazioni, rosso degli scavoloni, ma chi cazzo siete voi? Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Primo commento, team maglie calcio, codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Oggi metterò uno short per farvi vedere la seconda e terza maglia dell'AC Milan. Bellissime. Descrizione video, ma è tornato il nostro amico Matteo Chiamenti, il milanista qualunque, e adesso vediamo di organizzare una diretta insieme io e lui, magari ai soliti orari, intorno all'ora di pranzo faremo una pranzo col Tringa e Matteo, è un po' che non lo facciamo. Tutti i miei social e il gruppo Telegram, Figaro in terza da un quarto d'ora. Allora, analisi partita, Bologna-Milan, risultato favorevole ai ragazzi, 0-2, e un primo tempo in cui il Milan ci fa stropicciare gli occhi per quanto gioca bene. Andiamo ad analizzarla un po' questa partita. Bologna parte forte, dopo 20 secondi, meno di un minuto, prende una traversa clamorosa con Nico Giannis, come cazzo si chiama, e mi è piaciuta, dopo questa traversa mi è piaciuta veramente la reazione dei ragazzi, perché la mia paura era quella che i ragazzi avessero potuto subire un po' il colpo e quindi andare in difficoltà. Invece i ragazzi vengono fuori e in 20 minuti facciamo un 2-0 spettacolare, con ancora un paio di occasioni da gol. Primo gol di Olivier Giroud è un'imbeccata eccezionale del grande Christian Pulisic ieri, veramente, che imbecca Reinders, che ci crede fino quasi alla linea di fondo, riesce a prendere Giroud a rimorchio e Giroud, come sempre ragazzi, qua continuiamo a dirci che necessitiamo per forza di un numero 9 alla Giroud, ma noi abbiamo Oliviero, bomber vero, siamo venuti qua su per vedere segnare Giroud, e Olivier Giroud è il nostro numero 9, Olivier Giroud sarà l'attaccante numero 1 anche per questa stagione, chiaramente un attaccante che ha la sua età, che va dosato, però penso che sia l'attaccante numero uno ancora per questa stagione. Secondo gol, Christian Pulisic, una prodezza balistica, ma non solo prodezza balistica, perché ieri Pulisic nel gol fa vedere tutto quello che può fare con la palla nei piedi. Ieri Christian Pulisic è stato insieme a Giroud il migliore in campo. Gli altri molto bene a centrocampo. Nel primo tempo Reinders più avanzato rispetto a Loftus-Cheek, che rimane in fase difensiva in linea con Rade Krunic. Nel secondo tempo i due si alternano, Loftus-Cheek diventa più intraprendente e Reinders diventa un po' più il pensatore della squadra. Rade Krunic, grande partita di sacrificio. Rade Krunic, quando in fase offensiva rimaneva comunque fisso davanti alla difesa, si fermava e andava a protezione della difesa. Tijani Reinders, ragazzi, è un giocatore favoloso, sul
l'assist per Giroud è stato eccezionale per caparbietà, ha tanta intelligenza tattica, tante giocate, ieri probabilmente meno rispetto alla partita col Monza, ma un'intelligenza tattica che pochi giocatori hanno e in pochi giocatori ho visto, quindi tanta tanta roba. Torniamo alla zona offensiva, Rafael Leao nell'ultimo, all'89esimo, fa una giocata delle sue, sposta il pallone con la suola, prende il palo, però è l'unica sortita offensiva veramente importante di Rafa Leao. Secondo me è ancora un po' indietro la classica partita di Rafa Leao, però a me ieri sera Rafa Leao è piaciuto tantissimo per dedizione e leadership. Ieri Rafa Leao ha fatto capire a tutti quello che può essere in questa stagione. Oltre a portare tanto a livello offensivo, si può dedicare ancora di più all'aiutare la squadra, e se Rafa Leao impara a fare questo diventa un giocatore completo, diventa un giocatore eccezionale, e perché sappiamo tutti che Rafa Leao ieri probabilmente non è stato, non era nella sua serata migliore, però sappiamo tutti, non abbiamo bisogno di chiederci o di domandarci quello che può dare Rafa Leao in zona offensiva, lo sappiamo, ma quello che ha dato ieri in fase difensiva è stato tanto, mi è piaciuto vederlo, ha fatto un paio di recuperi, poi chiaramente ha sbagliato anche in zona recupero, ha rischiato addirittura un fallo, però a Rafa possiamo perdonargli tutto, perché Rafa è Rafa. Rafa è il nostro numero 10, finalmente questa maglia è tornata sulle spalle di un giocatore che fa la differenza veramente. La difesa, allora è vero, Tomori non è, in questo momento non è il Tomori dell'anno dello scudetto, già nella scorsa stagione aveva avuto qualche problema di attenzione, però ieri i problemi principali dati dal Bologna arrivano comunque nel secondo tempo, il Bologna molto ordinato, chiaramente le forze sono diverse, il Bologna ha già giocato una partita in più, ha giocato la Coppa Italia e quindi la preparazione del Bologna è completamente diversa da quella del Milan, le gambe sono un po' pesanti e nel secondo tempo il Milan è rimasto un po' a corto di ossigeno, a corto di forze, e la difesa ha subito qualcosa in più, è stato molto bravo Radek Krunic a tener botta e chiaramente qualcosa in fase difensiva si è sbagliato, non lo nascondiamo, non lo neghiamo, però poi alla fine ragazzi sono entrati Chukwueze e Okafor che hanno speso tanto in fase difensiva e di fatto al 70esimo la partita è finita, neanche il Bologna ha più avuto grandi occasioni di tornare in partita. Ecco, a me ieri la squadra mi è piaciuta tanto, nel primo tempo abbiamo visto quello che può essere il Milan in fase offensiva e a centrocampo. Ieri abbiamo visto tante belle cose, tante belle giocate, tanti 1-2, Olivier Giroud è un giocatore eccezionale ragazzi, Stefano Pioli avrà tanto da lavorare, c'è tanto da mettere a posto, però io ragazzi sono convinto che questa squadra ci darà tante soddisfazioni. Adesso non so a che punto siamo per vincere o non vincere, la squadra ha cambiato tanto, ci sono tanti testi nuovi, però mi sembra una squadra che può far divertire il tifoso del Milan e questa è già una cosa importante. Ha parlato Gerry Cardinale ieri, ha detto tante cose importanti, vi consiglio di andarvela a leggere se non le avete viste, e niente ragazzi, volevo dire due cose su Davide Calabria. Allora, Davide Calabria è un perno fondamentale di questa squadra. Davide Calabria è un giocatore un po' più conservativo rispetto a Pier Calulu, che pure ha fatto bene quando è entrato, mi è piaciuto tanto anche Tommaso Povega, è entrato con un bel piglio, ha dato una bella mano in fase difensiva. Tommaso è un giocatore che con un anno in più di esperienza darà veramente tanto, io sono convinto che Stefano Pioli potrà utilizzarlo tanto tanto, è un giocatore molto simile a Radek Krunic per duttilità. Tommaso Povega può fare qualsiasi cosa nel centrocampo e non solo nel centrocampo. Stavamo parlando di Calabria, ecco, Calabria è un giocatore che per questa squadra diventa indispensabile perché spesso quando Theo Hernandez va su è lui che
va in linea con gli altri due difensori ed è sempre pronto a fare la corsa in più per il compagno. Un giocatore che ormai ha raggiunto un livello importante, il 10° anno della carriera di Davide Calabria al Milan in Serie A, quindi Davidino è giusto che abbia la fascia da capitano, è giusto che la considerazione di Stefano Pioli e la stima di Stefano Pioli siano altissime per questo giocatore. Personalmente ho una stima ho una considerazione altissima io di Davide Calabria, a differenza di qualcuno. Ecco, adesso volevo fare un discorso un po' più su, buttarla un po' più sul ridere. Allora, se l'altro giorno De Ketelaere fa un gol e resuscita ed è diventato un crack eccezionale per la Serie A, io direi che dopo la partita di ieri sera lo stesso Radek Krunic è diventato un crack della Serie A, perché dobbiamo usare lo stesso peso, le stesse misure per tutti quanti, non quando fa comodo dire bene e quando non va bene a qualcuno dire peste corna sempre. Ragazzi, l'analisi della partita era questa, voto 10 alla Curva Sud come sempre. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ricordatevi che questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, ciao a tutti.